Ansa Voice. Si avvicina il Capodanno ed è una settimana calda. Le forze dell'ordine ogni anno sequestrano tonnellate di botti e fuochi d'artificio illegali che potrebbero rovinare le feste. Ecco, con l'aiuto degli artificieri e dei carabinieri, un vademecum per festeggiare il nuovo anno in sicurezza. La prima raccomandazione riguarda l'acquisto: mai portarsi a casa fuochi d'artificio illegali. Vanno comprati da commercianti autorizzati e maneggiati solo dagli adulti. Se non si accende al primo tentativo, il botto non va riutilizzato. E poi è necessario usare il buon senso, non indirizzarli verso persone, animali o oggetti che potrebbero esplodere. Questa è La Cosa Giusta, il podcast dell'ANSA di Melania Di Giacomo, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. Il luogotenente Salvatore Infantino è il comandante della squadra artificieri dei Carabinieri di Roma. In tutta Italia gli artificieri intervengono per la disattivazione di ordigni che hanno l'intento di offendere. Tra questi rientrano anche i botti illegali. Quelli sequestrati vanno distrutti in sicurezza. Ogni fuoco d'artificio è costruito con una miscela, si chiama miscela pirotecnica, che varia a seconda della composizione, dell'effetto scenico, luminoso e sonoro che si vuole ottenere. Per quanto riguarda la filiera controllata, quindi proveniente da una ditta, da una fabbrica autorizzata, ci sono delle tabelle, delle tabelle tecniche, dei dati tecnici di realizzazione, quindi il materiale è certificato e si sa che tipo di materiale viene utilizzato. Cosa ben diversa è sui fuochi artigianali. I fuochi artigianali, non essendo una filiera controllata, non c'è la certezza del materiale che viene immesso all'interno. Ecco perché molte volte capitano degli incidenti. Infantino ricorda che sul sito dell'Arma dei Carabinieri c'è un vademecum operativo sull'utilizzo dei fuochi d'artificio. Quali sono le principali raccomandazioni? Il decalogo delle raccomandazioni per la fine dell'anno per accendere un fuoco pirotecnico in sicurezza, come tutti gli anni, è fruibile dal sito www.carabinieri.it, dove ci sono le raccomandazioni minime e necessarie per l'utilizzo di un fuoco d'artificio legale in sicurezza. Significa di accenderlo in luogo non pubblico, non lanciarlo dalla finestra, non lanciarlo sotto le macchine, non lanciarlo in direzione degli animali. E soprattutto evitare di raccoglierlo qualora non dovesse funzionare, così si può vivere un fine dell'anno in tutta sicurezza. Raccogliere i botti inesplosi, infatti, è tra le cause principali di incidenti, anche gravi. Non bisogna provare a riaccenderli. Il buon senso è quello di non andarlo a raccogliere e cercare di dargli nuovamente un'altra fiamma per poterlo accendere, perché la fiamma potrebbe essere in maniera latente all'interno e nel momento in cui io lo vado a raccogliere, lo vado a toccare con le mani, gli fornisco quell'ossigeno necessario e immediatamente il fuoco mi può esplodere in mano con effetti devastanti. Infatti non a caso si hanno lesioni alle falangi, agli occhi, agli arti, bruciature e quant'altro. Dove si possono comprare fuochi sicuri? I fuochi d'artificio legali, quindi etichettati con decreto ministeriale, possono essere solamente acquistati presso negozi autorizzati e sono rivolti a maggiori di età, dei 18 anni, quindi persone che hanno la maggiore età, o addirittura, nel caso specifico, serve anche un titolo di polizia, quale il porto d'armi. È vietatissimo in maniera assoluta acquistarlo sulla pubblica via o da ambulanti. I vari comandi arma ogni anno effettuano dei servizi mirati al controllo e alla disciplina della vendita e dell'acquisto da parte dei privati dei fuochi d'artificio. Che fine fanno le decine di tonnellate di materiale sequestrato ogni anno? Il fuoco d'artificio illegale, sempre su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, viene distrutto da noi artificieri.